Buonasera ragazzi, sono Sarshan e come avevo detto nel video precedente, oggi siamo tornati a un nuovo video per mostrarvi il mio nuovo, tra virgolette, mio PC aggiornato, diciamo la build aggiornata del mio computer e la mia postazione. Adesso registro tutto con l'iPhone perché l'altra telecamera, come avete visto, da 20 euro scrausi non è all'altezza. La mia postazione è ovviamente in camera mia perché io non vivo da sola, ma con i miei e di conseguenza non ho uno studio tutto mio, però ho una camera e va bene così. Questa è la mia postazioncina, che è finita essenzialmente. Ho il mio bellissimo monitor della Dell. Non ricordo che modello sia perché questo monitor è stato preso su Amazon da un mio amico che poi l'ha venduto a me. Un paio d'anni dopo. Funziona perfettamente, però appunto è usato, ecco, non era nuovo di zecca. Poi abbiamo la tastiera. Questa tastiera è l'ornata croma della Razer, tastiera meccanica, anche se dai tasti ci sono tastiere meccaniche con suoni migliori, però io mi trovo bene, soprattutto mi è piaciuto il fatto che fosse così tanto colorata quando è accesa, ha veramente un bel effetto. Poi abbiamo il mouse, sempre della Razer. Nel periodo in cui ho comprato queste due cosette avevo la fissa per le cose della Razer e di conseguenza avevo sia mouse e tastiera che le cuffie, però le cuffie hanno fatto una brutta fine. Dopo 3 mesi si sono rotte da sole, vabbè. Razer molto bella, però non so se per alcune cose la consiglierei. Per mouse e tastiera magari sì, per cuffie no. Successivamente abbiamo la mia bellissima webcam della Wemis. Presa su Amazon a tipo 22 euro. Registra 1080p, 30 fps, però come avete visto dal video precedente non è una bellissima risoluzione, però per 20 euro penso che possa bastare. Dopodiché abbiamo mouse della Klim. Mi è stato regalato dai miei amici per il mio compleanno 2 o 3 anni fa addirittura. Mi pare 2. Comunque si sente un po' basso anche se parlate molto vicino, per cui non vi consiglio di prendere questo microfono. Io spero di poterlo cambiare appena possibile, vorrei un buon microfono tipo quelli con l'asta, ma costano tantissimo. Queste casse sono vecchissime, risalgono a quando avevo il portatile, sono della Logitech comunque. Le ho acquistate da MediaWorld, però se non sbaglio si possono trovare ancora su Amazon a 20 euro, non costavano tanto. Anche l'altra, infatti qui c'è scritto effettivamente Logitech. E si sentono ancora abbastanza bene, anche se non dietro questa, ma forse dietro l'altra, probabilmente il cavetto un po' rotto, ma saranno 6-7 anni che ho queste casse. Le hanno viste di tutti i colori, quindi non mi lamento. Qui vabbè, ho i poggia telefoni, come potrei chiamare, stand per telefoni, 2. Entrambi acquistati su Amazon a 10-12 euro l'uno. Sono di metallo o acciaio, non ricordo. Poi ovviamente abbiamo le cuffie che avete visto nel video, 432 G432 della Logitech, e ho montato anche il portacuffie che è della Mosuo, pagato 10 euro e come vedete funziona perfettamente, fa ciò che deve. Molto facile da montare, ci ho messo veramente 2 secondi. Poi abbiamo un hard disk esterno della Verbatim, da 3 terabyte, dove ci sono tutti i film, tutte le robine. E dopodiché direi di passare al pezzo da 90. L'anima del computer, il computer vero e proprio, in questo bellissimo case della NZXT. È l'H510 Elite. Bianco, visto che come avete notato la mia stanza è quasi tutta bianca e nera, insomma, e quindi ho deciso di mettere un case bianco e nero. Che cosa c'è dentro questo bellissimo case? Innanzitutto è un case RGB, infatti come vedete ha già le ventole RGB, ovvero con le lucine. La striscia LED. Come vedete anche all'interno è presente il logo NZXT. Abbiamo questo
bel pezzettone che occupa così tanto spazio qui dentro, che è la scheda video. È una Sapphire Nitro 580 Radeon, che spero di cambiare perché non è molto potente, ve lo dico subito. Non è tra le più forti, ecco, anche se a me nell'effettivo basta per fare i video, però siccome ogni tanto gioco con gli emulatori, eccetera, e questa lagga un pochettino in soluzioni alta e ultra. Devo sempre tenerla a media o bassa addirittura, quindi non è proprio il massimo, però d'altronde costava 200 euro e per chi se ne intende di computer sa perfettamente che con 200 euro non puoi aspettarti una scheda video ultra mega potente. Poi andiamo su questo bel pezzettone, penso sia una delle cose più belle di questo, di questa, come dire, di questa build. Ecco, ora suona pure il telefono. Oh no. Stavo dicendo, il pezzo secondo me più bello di questa build è il processore. Processore AMD, è un Ryzen 7 da 3800 giri con dissipatore, non mi ricordo come si chiama questo dissipatore qua. È RGB, vabbè, con le lucine. Il termine puramente tecnico non è neanche RGB, è con le lucine. Mi piacciono tantissimo questi effetti di luce, anche se è una cosa soltanto estetica, perché non è che le luci fanno chissà cosa, però mi piace veramente tanto 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 e quindi l'ho preso. E tra l'altro è potente, appunto, un Ryzen 7 è un ottimo processore. Poi accanto al processore abbiamo 4 RAM. Lo so che voi vedete soltanto le due G-Skill RGB perché sono tutte illuminate, quindi danno all'occhio, però in mezzo ce ne sono altre due. Se guardate bene, in realtà sono 4 RAM, 2 G-Skill RGB Trident Z, 16 giga ognuna. E le altre due, se non sbaglio, invece sono da 8. E le altre però non mi ricordo che marca erano, perché le ho messe 2-3 anni fa quando ho fatto la prima build, mentre le G-Skill le ho aggiunte un paio di mesi fa. Dopodiché, vabbè, ventole. Io avevo comprato anche un'altra ventola RGB, però c'è stato un po' un casino e quindi ripperotti, non c'è più. Questa ventola nera sulla sinistra era insieme a questo case, è della NZXT. E sopra ce n'è un'altra, che se non sbaglio era insieme a questo, no? Non ricordo se era insieme anche questo al case oppure era nel vecchio case. Boh, probabilmente era nel vecchio case. Sotto c'è qualcos'altro, abbiamo questa scheda Wi-Fi Bluetooth, che non ricordo assolutamente di che marca fosse. Comunque questa non l'ho presa su Amazon, ma su AliExpress. Siccome me la sono fatta prendere da un mio amico, se ha il link lui, ve lo giro nel caso voleste acquistarla anche voi. Comunque questa costava sui 40 euro. Funziona perfettamente, è fantastica e come vedete è esteticamente anche molto carina perché appunto è RGB. Come vedete da questa cosa che io credo sia un'aquila, la mia scheda madre è RGB e io non lo sapevo perché prima avevo un case totalmente chiuso, quindi non vedevo dentro com'era. Però appunto è RGB anche la mia scheda madre. È un Aorus 400 B450 Pro e appunto come vedete anche lei fa il suo sporco lavoro brillando e illuminandosi, e comunque è un'ottima scheda madre, mi sono trovata abbastanza bene. Pensavo che fosse lei a darmi i problemi che avevo in passato, invece era il vecchio SSD che era difettoso e mi ha sempre dato problemi. Infatti, perché ho aggiornato questa build? Perché qualche mese fa, a gennaio, mi si è rotto l'SSD principale. Ora, voi qui ovviamente non potete vederlo, perché? Perché l'SSD, se non sbaglio, o è incastrato lì sotto, oppure è addirittura sotto la scheda video. Comunque, il mio SSD è un Sabrent da 500 GB, NVMe 2, non ricordo esattamente, comunque sono di quelli molto veloci. Ok, e niente, poi che cosa ci abbiamo sopra questo case? Ci abbiamo, beh, il jack su quella delle cuffie, come vedete il tasto di accensione c'ha il cerchietto colorato, queste antennine che avete visto lì, queste sono della scheda Bluetooth, anche se io questo computer qua l'ho collegato dietro con l'Ethernet. Infatti come vedete qui ho il modem, tra i mille mila fili c'è anche l'Ethernet che è collegato dietro al case. Come ultima cosa, ma non meno importante, finalmente una sedia da gaming decente, gaming ufficio, perché comunque le sedie da gaming sono anche da ufficio.
su una cosa puramente estetica il fatto che si chiamino da gaming, però potete utilizzarle per quello che volete, ragazzi. Io l'ho presa della GT Player sul sito proprio loro. Loro spediscono dalla Germania ed è arrivata in 3 settimane, 2-3 settimane. L'ho pagata 140 euro con lo sconto di marzo. Al prezzo base costerebbe 179,90, però c'era lo sconto di marzo con un codice e di conseguenza l'ho pagata 140. Ho deciso di prenderla nera e bianca. C'era anche di altri due colori, bianca con queste appunto rifiniture qua invece che bianche e nere, e poi c'era anche grigia. Io l'ho preferita nera, nonostante fossi indecisa anche per il bianco, devo essere onesta. Era bella anche bianca. Come vedete ha i braccioli che si possono abbassare e alzare. Non sono di plastica, sono più morbidini. È abbastanza comoda, devo essere sincera. Ora, per chi dice che... Ah, la sedia da gaming è un toccasana per la schiena, non ho più problemi di schiena da quando ho comprato una sedia da gaming. Beh, secondo me, ragazzi, vi stanno veramente prendendo in giro, perché per quanto sia bella, comoda, perché comoda lo è, anche il cuscino per il collo, questo cuscino più morbido, questo è più morbido rispetto a quello di sopra, per la schiena, eccetera. Sì, sono comodi tutto il resto, però ragazzi, se avete problemi di schiena non dipende soltanto dal tipo di sedia che utilizzate, ma avete altri problemi, nel senso, comprare una sedia da gaming non vi cambierà la vita a livello di salute della schiena, eccetera. Cioè, magari sì, un pochino ve la può migliorare, ma molto molto poco, cioè non, secondo me non c'entra niente. Secondo me veramente vi rifilano delle cavolate assurde quando vi dicono che i vostri problemi alla schiena spariranno totalmente perché wow, avete comprato la sedia della vita, avete trovato il Santo Graal. No, cioè, buffonate. Comunque è abbastanza rifinita, vedete, è cuscita. Questa è in tessuto soft wave o fabric, scusate, e non so se si vede, ma in realtà questa parte bianca è camoscio, è scamosciata. Io non lo sapevo. La descrizione del sito è in inglese, io lo capisco l'inglese, però onestamente non avevo fatto caso a questa cosa del camoscio. Effetto camoscio, devo essere onesta, a me non fa impazzire. Perché essendo bianco, scamosciato, sembra quasi bianco sporco. L'effetto camoscio, che secondo me è brutto, però raga, è andata così. Dietro non ha assolutamente nessun logo ed è una cosa che non ho apprezzato tantissimo, però ragazzi, io ho cercato tantissime sedie perché me l'ha presa la fissa che volevo assolutamente una sedia da gaming, anche perché la mia dell'IKEA da 40 euro di 10 anni fa stava letteralmente cadendo a pezzi, tra l'altro perdeva anche un liquido da sotto, mi si era macchiato tutto il pavimento, cioè vabbè, dopo 10 anni scricchiolava come una dannata, quindi dovevo assolutamente cambiarla, e visto che esteticamente le sedie da gaming sono molto molto carine, ho detto ma sì, compriamo una sedia da gaming, anche se di gaming qui ce n'è poco. Ho deciso di prendere questa perché era col prezzo più abbordabile, cioè ragazzi, credeteci quando vi dico che 140 euro è il prezzo più basso che potete trovare per una sedia da gaming nuova. Io volevo prendere la Secret Lab, devo essere onesta, ma costa 400 bombe, non era nel mio budget. Ah, mi sono scordata di dirvi che ha una levetta con la quale, se vi spingete con la schiena indietro, potete appunto andare indietro o ritornare in avanti, eccetera. Un po' come in macchina. In macchina c'è, o a destra o a sinistra, dipende da che macchina avete, c'è una levetta che, se spingete poco la schiena, potete mettervi il sedile nella posizione che desiderate. Ecco, anche le sedie da gaming hanno questa cosa della levetta, oltre a potersi appunto alzare e abbassare. Con la levetta potete anche andare avanti e indietro con lo schienale. Questa una volta c'era anche su Amazon, io questa non l'ho più trovata su Amazon in tessuto, ma c'è in pelle se la volete. Vi lascio il link in descrizione in quella in pelle. Se volete invece quella in tessuto dovete necessariamente andare nel sito della GT Player e acquistare dal loro sito. Comunque è un sito sicuro, ci ho acquistato pure io, che ho le paranoie anche sull'ossigeno che respiro, ho sempre paura che non mi arrivino le cose, che mi arrivino rotte, di non poter parlare con l'assistenza, eccetera. Cioè io veramente sono super mega paranoica, quindi vi posso assicurare che non è una burla, è un sito sicuro e ci vuole pazienza, nel senso che non è che la ordinate oggi e domani vi arriva. Di solito ci vogliono almeno 10 giorni. A me ci ha messo 2 settimane, se non 3, ad arrivare. Però è arrivata. Quindi tranquilli, abbiate fede, abbiate pazienza, che arriverà anche a voi. Bene ragazzi, quest'ultima parte mi dispiace, ho
switchato dall'iPhone alla webcam, anche se lo so che la risoluzione non è la migliore, però mi viene più comodo. Come vedete, sono sulla mia sedia, che si abbassano, ma sono bassissimi, che si alzano. Vado un attimo indietro per mostrarvi che se voi tirate la levetta e andate indietro, può andare molto, molto indietro. Così tanto che io onestamente ho paura di cadere. Non so come fa la gente a non aver paura di ribaltarsi completamente, ma non è il mio caso. Bene. E niente, quindi la mia postazione è questa. Il computer l'avete visto, avete visto tutto quanto. Io spero che vi piaccia questo video, anche se la persona che lo presenta non è il massimo. Tempo di mettersi a dieta, ragazzi, dopo questa quarantena. Quindi io vi ringrazio per questo video, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video che non so quando sarà, su che cosa sarà, perché purtroppo non sono la persona più attiva del mondo, sono più attiva sul canale di Animash. Se volete andare a vedere qualche mio video di Animash, vi lascio il link in descrizione del mio canale principale, dove ho quasi 40.000 iscritti, tra l'altro. Però sono video un po' particolari, non credo che potrebbero interessarvi, ma vabbè. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!